ragazzi, bentornati sul canale, come state? È un giorno d'estate bellissimo, sentite le cicale, io sono in giardino e sto per fare una festa estiva. Ho deciso di farla tutta a base bubble tea e perle di bubble tea. Questo video infatti è stato sponsorizzato dall'azienda Stein Corporation, che prepara il bubble tea, che si può anche acquistare in tutti i gusti e tutte le varianti su Amazon, e vi metto il link in descrizione. Sapete quanto io amo i bubble tea, infatti non è la prima volta che vi parlo di questa bibita sul mio canale. Vi ho fatto vedere come farlo a casa, proprio da zero, quindi partendo dal vostro tè e comprando soltanto le palline di tapioca. Mentre con questo prodotto potete avere tutto il kit completo, sia la polvere del tè da cui partire, tutti gli sciroppi da inserire e anche le perle di bubble tea. In questo caso le perline, come vedete, hanno tantissimi gusti e non sono fatte di tapioca, ma sono fatte di succo di frutta. Quindi ci sono la mela verde, il melograno, all'ananas, alla pesca, la fragola, al lime. E oggi vi faccio vedere 5 ricette utilizzando queste perle di bubble tea, gli sciroppi e anche il tè verde che mi hanno inviato. Vi lascio le mie 5 ricette e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ho deciso di preparare 5 ricette estive molto facili. Ci saranno dei drink, ci saranno anche delle cose da mangiare, con all'interno sempre queste perle di frutta, di succo di frutta, che sono molto versatili. Come prima ricetta ho voluto partire con il classico bubble tea. Come vi dicevo, le perle hanno tantissimi gusti, io ho scelto la mela verde per uno e il melograno per l'altro. In particolare gli ingredienti che ci servono sono il preparato per il tè, le bubbles e lo sciroppo alla pesca. Visto che fa caldo io aggiungo anche dei cubetti di ghiaccio, voi potete contarli come no. Comunque, per sciogliere la polvere di tè verde che c'è nel preparato servirà dell'acqua. Farlo è davvero semplicissimo, basta versare prima la polvere, poi aggiungere l'acqua e si scioglierà istantaneamente, creando appunto il nostro tè verde di partenza. Se preferite invece utilizzare un tè normale, potete farlo con la classica bustina. Inizio a creare il mio bubble tea, inserisco le perle alla mela verde in un bicchiere e quelle al melograno nell'altro bicchiere, poi metto del ghiaccio, lo sciroppo alla pesca e poi verso il mio tè verde, in modo che si mescoli per bene lo sciroppo con il tè, e il gioco è fatto. Come vedete io sto utilizzando i classici bicchieri da bubble tea in plastica con anche il cappuccio, questo perché esistono anche dei kit per baristi e locali in cui appunto si vende tutto il necessario per il bubble tea. Passiamo alla seconda ricetta, che è ancora più semplice. Gli ingredienti base sono lo yogurt bianco e della frutta fresca tagliata a pezzi e delle bubbles, perle di succo di frutta al gusto che preferite. Io ho scelto le bubbles alla pesca e la pesca fresca tagliata a spicchietti. Parto da una base di bubbles alla pesca. Aggiungo poi a piacere una quantità variabile di yogurt bianco. Aggiungo un po' di bubbles sia perché danno colore sia perché sono molto gustose. E poi è il momento di mettere qualche spicchio di frutta fresca e io decoro anche con della menta, che secondo me ci sta molto bene. Le bubbles stanno molto bene anche con il gelato, quindi io ho deciso di utilizzare del gelato alla panna con frutti di bosco, lamponi, more e bubbles alla fragola, che sono buonissime. Gli ingredienti che ci servono sono proprio questi, ovviamente il gusto delle bubbles va a piacere, quindi secondo i vostri gusti. Parto sempre da una base di perle, in questo caso la fragola, e poi aggiungo il mio gelato. Mi si sta sciogliendo perché ho deciso di girare la ricetta all'esterno dove c'erano quasi 40 gradi, quindi mi si sta un po' sciogliendo. Poi aggiungo la frutta fresca e di nuovo ancora un po' di perle alla fragola, in modo da dare colore ma anche per il gusto. Torniamo invece a una ricetta di un drink. Questa volta vi propongo un virgin mojito con le bubbles al lime. Gli ingredienti che ci servono sono le bubbles al lime, della menta, zucchero di canna, della soda e del ghiaccio. Partiamo mettendo lo zucchero di canna sul fondo del nostro bicchiere. Poi spremiamo un quarto di lime e lasciamo dentro il lime spremuto. Aggiungiamo delle foglie di menta fresca e io ci metto anche come decoro un piccolo gambo di menta con le foglioline. Ed è il momento di aggiungere del ghiaccio e le nostre perle di lime, che ci stanno veramente bene all'interno di questo drink. Versiamo ora la soda e ancora un po' di perle al lime e il drink è pronto. L'ultima ricetta è un'altra bevanda molto dissetante, perfetta per l'estate. Anche questa si presenta molto bene ed è perfetta per la nostra festa estiva, dove ci saranno sia bambini che adulti.
Gli ingredienti che ci servono sono delle perle al melograno, del ghiaccio, dello sciroppo all'ananas che trovate sempre nel kit, della soda e della frutta fresca. Parto ancora una volta dalle perle di melograno che metto sul fondo, aggiungo un po' di frutta fresca, in questo caso un po' di frutti di bosco misti, dopodiché aggiungo il ghiaccio, lo sciroppo all'ananas e la soda, che versata per ultima aiuterà a mescolare lo sciroppo all'ananas. Per decorare il nostro drink aggiungo ancora frutta fresca e ancora un po' di perle al melograno. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!